Eccoci, buonasera, bentrovati. Oggi martedì, posticipiamo di un giorno il nostro calendario settimanale di trasmissione di 10 domande 10 ed è stato Ferragosto, dunque ne abbiamo approfittato anche per staccare la spina. Vi ricordo anche la replica intorno alla mezzanotte, domenica prossima alle 18, potete trovarci anche su internet tg10.it sul profilo Facebook 10 domande 10. Oggi parleremo di politica e non solo, con un caro amico che ha raggiunto il nostro studio itinerante. Lui è segretario del Partito Democratico di Gela dal 7 febbraio di quest'anno, Peppe Di Cristina. Buonasera, ben trovato. Ciao, grazie, grazie a te per l'invito. Come stiamo? Bene, bene, tu? Tutto bene, ieri Ferragosto a mare, no? Sì, a mare in famiglia. In famiglia, ma il Ferragosto arriva solo per andare a mare? Sì, diciamo non solo per andare al mare, però è sempre una giornata anche per poter stare con i propri cari, per riposare, per stare insieme. Insomma, una giornata diversa per rilassarsi anche. Hai mangiato tanto? Abbastanza, sì, questo vero? Sì. Ma di nascosto oppure davanti a tutti? No, diciamo che io ho un rapporto col cibo che è un rapporto abbastanza alla luce del sole, insomma. Sì. C'è un rapporto d'amore antico col cibo, quindi è una cosa che è andata bene. Abbiamo mangiato, è stato bello, piacevole, si è stati in famiglia. Ma il segretario cittadino del PD di Gela, ha preferito Gela o altre lidi? No, sono stato nelle vicinanze di Gela. Ah. E ti sei trovato bene? Sì, in famiglia. Perfetto. Il nostro ospite, come dicevamo, dal 7 febbraio dell'anno scorso è segretario cittadino del Partito Democratico. Facendo un passo indietro, se qualche anno prima, qualche mese prima, ti avessero detto che poi tu saresti diventato segretario, ci avresti creduto? Ma no, assolutamente no, anche perché la segreteria nasce in maniera improvvisa. Insomma, tu sai perché hai seguito i lavori del Partito Democratico, sei il direttore di una testata autorevole e conosci perfettamente come sono andate le cose. Il congresso del Partito Democratico in città è stato, sono state diverse fibrillazioni, arriva dopo un ritardo, i circoli hanno avuto una lunghissima discussione per cercare di ricostruire un gruppo dirigente che potesse rimettere il Partito Democratico al centro dell'agenda politica della città. All'interno di questa discussione si è polarizzata una maggioranza degli iscritti e dei circoli sul mio nome, devo dire quasi per caso, perché il congresso all'inizio deve essere fatto a dicembre, poi slittò a febbraio per cercare di trovare nuove quadrature. Quando mi è stato chiesto, e addirittura mi è stato chiesto da aree tra virgolette renziane della città, anche se il partito è unico, e si è creata attorno a questo ragionamento una maggioranza chiara sia nel gruppo consiliare sia all'interno del partito, ho accettato perché, avendo la passione per la politica e l'amore nei confronti della città, ritenevo opportuno accettare la sfida anche in una situazione difficile e drammatica, e per il partito e per la città. Tra l'altro io ero tra quelli che spingeva affinché il congresso si facesse, perché ritenevo che il primo partito della città, nel momento più complesso della storia recente di Gela, non potesse essere in una situazione di caos, ma dovesse ritrovare un'organizzazione. Ritengo che in questi 6 mesi di lavoro se ne è fatto. Però ci sono state e ci sono tuttora delle frizioni. Ne parleremo tra qualche istante. Non ti è mai capitato di non c'era la pubblicità? No. Oggi hai questa occasione unica, quella è la tua telecamera. Pubblicità. Rieccoci con 10 domande 10, il nostro ospite quest'oggi, ve l'abbiamo poc'anzi presentato, è il segretario del PD di Gela, Peppe Di Cristina, nato a Catania il 9 gennaio del 1980, dunque 36 anni, papà Giuseppe è un impiegato scolastico, la mamma Tanina, un insegnante in una scuola elementare, ha anche una sorella, il nostro ospite, Valentina, laureata in lettere. Prima di entrare nell'ambito prettamente politico, ti chiedo subito, Giuseppe tuo padre, Giuseppe tu? Diciamo che si entra in un collegamento di padre in figlio. Mio nonno, che era un minatore che fu costretto ad emigrare quando ci fu la crisi delle miniere nell'entroterra siciliano, si chiamava Giuseppe. Anche mio padre, essendo secondo figlio, mi fu messo il nome Giuseppe, quindi mio padre, in onore di quello che poi era mio nonno, mi mise Peppe, visto che non si poteva mettere di nuovo Giuseppe. Quindi diciamo è un fatto. Un fatto di natura fisiologica, diciamo fisiologica, ecco. Ecco,
Ma un giorno a tua moglie Gaia, Gaia Speziale, chiederai per il figlio il nome di Giuseppe? Se no, sarà, guarda, io non maschio. Sono innamorato di questa tesi, assolutamente, poi vedremo, insomma, non è una cosa che, diciamo, non ho un dogma rispetto a questa vicenda, vedremo. Non è, quando verrà poi decideremo se chiamarlo Giuseppe o in un altro modo. Ma ti piacerebbe avere un maschietto o una femminuccia? No, guarda, in questo momento io penso che sia uguale, sarebbe bello, sarebbe un fatto positivo, sia maschio che femmine, i figli sono figli, quindi non è assolutamente, non sono innamorato di un'idea rispetto a un'altra. Ecco, a proposito di Gaia, come vi siete conosciuti? Ma guarda, in un modo abbastanza inusuale, in un congresso di partito, il congresso del Partito Democratico della Sinistra del 2002, se non mi sbaglio. Io ero un giovane dirigente, giovanissimo dirigente della Sinistra Giovanile, Gaia era una delegata, ci siamo incontrati, all'inizio ci siamo conosciuti, ci siamo frequentati e poi qualche anno dopo è nato questo rapporto che si è sviluppato, poi ci siamo sposati e poi è storia. Ma quando tu hai deciso di far parte proprio del gruppo locale del Partito Democratico, è chiaro che hai chiesto una mano d'aiuto a tuo suocero, a Lillo Speziale, già 5 volte deputato regionale. E in quel caso tuo suocero cosa ti ha detto? No, guarda, io venivo la mia storia parte da prima, diciamo, nel rispetto a poi. Però conoscevi poco l'ambiente gelese. Non vivevo a Gela, vivo a Gela da 10 anni. Quando Lillo, non ha avuto più ruoli istituzionali, alcuni amici mi hanno chiesto di candidarmi, eccetera, di fare una politica in maniera più attiva e, questa cosa è stata accettata anche da Lillo con serietà. Però, la nascita di questo percorso nasce anche attraverso il fatto di una lunghissima militanza nel partito che mi viene riconosciuta da molti, tra cui anche da mio suocero, perché ci siamo conosciuti all'interno di quel partito che allora si chiamava Partito Democratico della Sinistra. Cosa ti diceva in quell'occasione Lillo Speziale del Partito Democratico di Gela? No, Lillo mi dà consigli, chiaramente, rispetto alla sua esperienza, che rispetto, su alcune cose la pensiamo nella stessa maniera, su altre no, perché ci può stare, però ha accettato assolutamente il mio nuovo impegno. Ripeto, il mio impegno però non nasce al caso. Io, quando mi misi con mia moglie, ero membro della direzione nazionale della Sinistra Giovanile e presidente regionale di quell'organizzazione. Stiamo parlando di quella che era la più grossa organizzazione giovanile del tempo. Mi ricordo che c'era la possibilità di candidarmi alle provinciali, mio suocero era allora il vicepresidente dell'assemblea regionale in carica, è stato molto più semplice per me essere eletto, eppure proprio perché in quel momento ricoprivo il ruolo istituzionale e sarebbe sembrato fazioso una mia candidatura nel momento in cui lui occupava un ruolo, abbiamo ritenuto opportuno non farlo perché ritenevamo giusto che in quel momento ci fosse così. Io mi sono candidato per la prima volta avendo un risultato elettorale assolutamente positivo, visto che sono stato tra i 10 più votati della città, avendo superato i 560 voti di preferenza, quando mio suocero non svolgeva politica attiva da 3 anni. E prima che mio suocero diventasse mio suocero, io ero un dirigente nazionale dell'organizzazione giovanile del mio partito, quindi io semmai ho avuto un momento in cui mi sono glissato nel rapporto con mia moglie. Siccome il nostro rapporto che nasce nella politica, io conoscevo lui conosceva me, è stato naturale, è arrivato a un certo punto quando, ripeto, altri mi hanno chiesto di fare il segretario della città. Tu sai che, insomma, attorno a quel ragionamento si sono seduti gente di tutti e 3 i circoli, c'è il circolo dell'ex onorevole Donegani, che è un compagno autorevole del partito, ha sostenuto questo percorso l'onorevole Arancio, il capogruppo, il presidente del consiglio comunale, insomma una larga maggioranza del partito che mi ha chiesto di fare il segretario. Io sono onorato di questo e l'ho svolto con grande senso di responsabilità, sapendo che non è un momento semplice, sapendo che la città ha oggettivamente bisogno però di un grande partito che attraverso i suoi riferimenti regionali e nazionali possa dare risposta alle legittime istanze della città. E coloro i quali dicono sì, ok, si scrive Peppe Di Cristina ma si legge Lillo Speziale? Ma guarda, che è un atteggiamento fazioso di chi, tra l'altro spesso chi lo dice mi conosce lo fa per nascondere, chi mi conosce sa perfettamente che io non sono uno che si fa assolutamente, non sono il joystick di nessuno. Certo, io ho una grande stima per Lillo Speziale, sia per il fatto che sia il mio suocero, sia come politico, così come ho grande stima per l'onorevole Donegani, che in questo percorso stiamo insieme, per il capogruppo, per il presidente del consiglio, per i 5 consiglieri e per tutti i riferimenti del partito. Ora io quello che dico è che la tesi non regge, perché il fatto che 5 consiglieri comunali, tra cui il presidente del consiglio e il capogruppo, il parlamentare regionale in carica, l'ex parlamentare e centinaia di iscritti al partito abbiano votato per me solo per il fatto che sono genero di
mi sembra che sia riduttivo. La verità è che diciamo, spesso si cercano delle scuse perché non si vuole ammettere un fatto semplice, che sia maggioranza o minoranza. I congressi si vincono e si perdono, appunto. Per Ferragosto, perché non hai chiamato anche il tuo omologo Fabio Collorà, che è segretario anche di un altro partito a Gela, e trascorrevate una giornata insieme? No, guarda, io il Ferragosto, come dicevo poco fa, l'ho fatto in famiglia. Non ho il numero di Fabio Collorà. Avresti potuto chiederlo, dai. Non ho il numero e non l'ho chiamato. Quindi, ecco, tra l'altro, fisicamente non lo conosco. Diciamo, ho un rapporto, lo conosco di vista, ho rispetto per lui, però diciamo, non ho un rapporto personale. No, il Ferragosto io lo passo con gli amici e i familiari, lo dico con rispetto nei confronti suoi e di tutti gli altri. Ecco. Ecco, ma il cittadino che fiducia può avere nei confronti di un partito che, come diciamo poc'anzi, ha delle frizioni? È inutile girarci attorno al problema, affrontiamolo. Due segretari, due partiti presenti in città, la gente chi deve, a chi deve appoggiarsi? A Peppe Di Cristina o a Fabio Collorà? Guarda, il discorso è molto più semplice, la vicenda è più strumentale di quanto si pensa. Io l'altra volta facevo un esempio: ogni mattina Renzi si sveglia, basta guardare qualsiasi agenzia stampa, e il primo attacco che riceve lo riceve da un pezzo del partito. Una volta si chiama X, una volta Y, ma è così. Però lì la lettura è molto più semplice, non è che si dice c'è un altro PD, c'è una minoranza del Partito Democratico. A Gela vi è una maggioranza importante che si è schierata attorno a questo ragionamento. Il Partito Democratico è ritornato a camminare, ha fatto delle iniziative importanti, addirittura qualche settimana fa in un sondaggio locale il Partito Democratico della città risulterebbe ancora il primo partito, quindi io penso che la gente non è così confusa, semmai talvolta ci sono delle suggestioni che portano a dire che ci sono due partiti, ma quando il partito regionale ha detto chiaramente come sono le cose, il partito provinciale ha detto chiaramente come sono le cose. E all'interno di un partito, il parlamentare, 5 consiglieri comunali su 7, 2 circoli e mezzo su 3, 26 candidati della lista del Partito Democratico su 30, hanno scritto un documento in cui dicono il partito è questo, mi sembra che sia molto più semplice. Tra l'altro, proprio pochi giorni fa, prima di Ferragosto, io ho partecipato a una conferenza dei segretari della provincia di Caltanissetta del partito, portando il punto di riferimento, il punto di vista di Gela di molte cose, e in quella data ti do uno scoop. Probabilmente, ma diciamo al 90%, a Gela si organizzerà un grande evento regionale del Partito Democratico, che sarà la festa dell'unità provinciale, che dovrebbe svolgersi a ottobre, e dopo aver fondato i Giovani Democratici, alla presenza del segretario regionale, avere fatto la festa dell'unità provinciale, essere stata la città che ha raccolto più firme a favore del referendum in Italia per Renzi, lo dico perché siamo in TV e posso essere smentito, visto che abbiamo consegnato al Partito Nazionale circa 3.000 firme autenticate e certificato, avere aperto in città 3 comitati elettorali, io stesso sono stato a Roma e ho incontrato Andrea De Maria, che è un esponente dell'esecutivo nazionale Renzi, che mi ha promesso che chiuderà la festa dell'unità a Gela. C'è un partito che si è messo a lavorare, c'è una minoranza più o meno rumorosa, insomma, che ha delle idee alternative, ma che ha avuto, diciamo, anche, virgolettati che ho letto, diverse valutazioni rispetto a questa vicenda del controcongresso, perché una volta hanno detto che era una provocazione, una volta hanno detto che era un controcongresso, una volta hanno detto un'altra cosa. Detto questo, il Partito Democratico è un partito aperto, quando vorranno venire a discutere dei problemi della città, non delle poltrone, noi saremo aperti. Ma cosa nella fattispecie vi hanno contestato? Ma io questo ancora oggettivamente non l'ho capito, se io l'avessi capito te lo direi, anche perché avevi trovato la soluzione. Ti ripeto, io diciamo, naturalmente io sono uno che le polemiche non riesce a farle, figurati se le faccio con compagni o amici che sono del mio stesso partito, io ho sempre evitato le polemiche, tu sai, mi è stato anche riconosciuto in questi 7 mesi, più volte sono stato tirato per la giacca e più volte ho risposto attraverso iniziative politiche, attraverso la costruzione di progetti, attraverso il mettere in campo una visione che il Partito Democratico ha di questa città, della nostra città, e dei rapporti che noi vogliamo tenere a Palermo e a Roma rispetto a come immaginiamo il partito. Io vedo molto, ma molto pretesto, e spero, lo dico veramente, perché a quel punto sarebbe perfino triste, che tutto questo casotto, i telespettatori mi scuseranno per il termine, non sia dovuto perché qualcuno pensa di volersi fare la campagna elettorale per le prossime regionali candidandosi con un'altra lista. Perché se la storia è questa è anche triste, insomma, perché se tutto questo è per avere una candidatura regionale, a chi si sente sempre giovane, no? A 20 anni poneva la questione di 20 anni, a 30 anni poneva la questione di 30 anni, a 40 poneva la questione di 40 anni, e non, diciamo, non ha
non ha un'altra idea se non quella di se stesso e quindi si vuole candidare alle regionali e nasconde dicendo toro al bue e toro alla pecora, insomma, allora a questo punto io sarebbe una storia triste, ma tutti i nodi verranno al pettine. Peppe, ma a coloro i quali invece sostengono che il PD attualmente sia la stampella dell'amministrazione comunale? Io ho risposto a questa domanda non una ma 10 volte, sono contento di poter rispondere qui. Noi abbiamo 2 strade, o la strada più semplice che è la strada del populismo, della demagogia gridata e dire devono andare a casa, hanno fallito, hanno sbagliato e siamo d'accordo, ma è una strada semplice che è contro la città, perché tutti sanno, tutti, che per 2 anni non si può dare la sfiducia per legge a questa amministrazione, quindi chi grida lo fa sapendo che comunque non può sfiduciare per legge l'amministrazione, una legge che non abbiamo fatto noi ma dura l'ex sed l'ex. Allora si può stare all'opposizione, e noi stiamo all'opposizione, o avendo dei toni populistici tipici di alcuni movimenti che non sanno fare altro che dire no e basta, oppure fare opposizione in maniera perfino intransigente. Io ricordo che uno scontro durissimo con questa amministrazione, per esempio, abbiamo avuto sull'ENI, la conferenza stampa che abbiamo fatto a fine maggio, primo giugno, ora non ricordo la data, provocò uno scontro durissimo con l'amministrazione. Penso che ultimamente il gruppo ha messo in campo 5 o 6 interrogazioni, mentre gli altri gridano noi produciamo atti concreti. Mentre gli altri gridano, noi abbiamo fatto una direzione a fine luglio partecipatissima, c'è pure una foto su Facebook su cui si è molto parlato, ma è, diciamo, una foto che dimostra come questo partito sia più forte e unito di quello che si voglia pensare. Oppure avere l'atteggiamento che stiamo avendo noi, un'opposizione, opposizione seria, opposizione sui fatti, ma rispetto alle grandi questioni che riguardano la città, che sono per esempio il costo delle compensazioni, di cui immaginiamo già nei prossimi 30 anni. Noi siamo tra quelli che riteniamo che non si possa perdere tempo, che la città non possa perdere ancora occasioni e che una città che sta soffrendo come non mai nella sua storia recente non può essere attorniata solo da movimenti populistici e da forze che gridano no e basta, ma ci vogliono anche forze responsabili che sappiano dare risposte adeguate a questa città. Vede, noi siamo quelli che cerchiamo di rimediare ai disastri che ci lascia il Movimento 5 Stelle, perché il nodo quello è. In questa città le elezioni le hanno vinte il Movimento 5 Stelle, solo che magicamente loro vorrebbero fare il gioco dell'oca. Cioè, il gioco dell'oca, lei sa che è arrivato, tu sai che è arrivato a un certo punto, c'era la casella che te li portava via. In politica bisogna prendersi le responsabilità e bisogna dare risposte adeguate a una città che oggi più di ieri ha bisogno di risposte concrete e di partiti che abbiano un tratto di serietà e di responsabilità. Il Partito Democratico, che immagino io è il gruppo dirigente che sostiene questo percorso, è un partito che ha un tratto di serietà e responsabilità nei confronti di una città che è arrivato al più grande snodo degli ultimi 60 anni. Noi siamo esattamente come la città era nel dopoguerra, cioè una città che in questo momento è smarrita. Abbiamo un'industria e dobbiamo stare andando e dobbiamo rimaginare che tipo di reindustrializzazione vogliamo, e a fianco a questo, se dobbiamo, quali devono essere nuove fonti di produttività, che noi abbiamo detto più volte come partito, immaginiamo sia un'industria che deve continuare ad esistere nella nuova forma, così come verrà green eccetera, e attorno a questo agricoltura e turismo. Rispetto alle nostre proposte, che restiamo coerentemente all'opposizione, noi ci poniamo e poniamo all'amministrazione le nostre idee. Se l'amministrazione pone fatti che sono giusti per la città, noi li sosteniamo. Se l'amministrazione pone cose che noi non condividiamo, così come abbiamo fatto fino ad ora, noi faremo opposizione. Il ragionamento nella sua semplicità è perfino banale. Il problema è che qualcuno, siccome vuole nascondere le proprie responsabilità nei confronti della città, e noi le sapremo chiarire quando sarà il momento di chiarirle, cioè il Movimento 5 Stelle vuole nascondere il fatto che l'elezione le ha vinte il Movimento 5 Stelle e le ha perse il Partito Democratico, allora comincia a creare confusione, vuole dire che il Partito Democratico è in giugia, sono delle sciocchezze. Ed è esattamente il modo che hanno di fare i partiti seri. Siccome noi cerchiamo di essere un partito serio, cerchiamo di rispondere alle istanze legittime che ha in questo momento. Ma se tu fossi stato il sindaco di Gela il 6 novembre del 2014 al posto di Angelo Fasulo, avresti firmato quel protocollo d'intesa? Vabbè, anche lì, se io fossi con un atteggiamento populistico ti direi di no. In piena campagna elettorale io ero candidato nella lista del Partito Democratico e ho definito quel protocollo frettoloso. Ma io non ce l'ho il taglio populistico, io cerco sempre di avere un atteggiamento pragmatico, forse questo, il fatto di essere cresciuto da bambino in un partito, forse mi ha aiutato ad avere una mentalità diversa, quello è il protocollo.
rispetto a quello noi oggi dobbiamo costruire la prospettiva della città, sapendo che quello è il mattone da cui noi dobbiamo edificare la nuova costruzione di questa città. Quella è la cornice su cui noi dobbiamo dipingere il quadro. Quel protocollo che ha oggettivamente, dal mio punto di vista, tanti limiti, ha un pregio. E noi da quel pregio dobbiamo ripartire. Il pregio di quel protocollo è che comunque mantiene un pezzo di visione industriale della città, cioè non butta completamente a mare 60 anni, è un'industria diversa, è un'industria diciamo perfino sul piano della quantità più piccola, però lascia alla città questo rapporto, intanto con Eni, che secondo me è un rapporto che deve continuare. Contemporaneamente però noi dobbiamo utilizzare questo momento per mettere in campo tre grandi battaglie. Quello di riappropriarci dei nostri spazi, che sono spazi naturali della città, e poco fa ti dicevo turismo e agricoltura, perché la Gela pre-industriale è una Gela profondamente legata all'agricoltura, ancora oggi, se non mi sbaglio, dati ai sindacati, mi pare che noi abbiamo intorno ai 5-6 mila lavoratori nel comparto agricolo, e io sono tra quelli che convinti che attraverso il PSR, attraverso nuove forme di investimento, noi possiamo anche aumentare i lavoratori nel settore agricolo. Il secondo elemento è l'elemento appunto turistico, il terzo elemento è l'elemento industriale, che è un elemento industriale che è il perno della storia di questi 60 anni della città e che va vissuto ancora. Va bene, dobbiamo fermarci perché è arrivato il caffè, che tu già hai preso, io ancora no. Okay. Ci fermiamo per la pubblicità, così ho anche la possibilità di darti il numero di Fabio Collora. Okay. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. E allora siamo ritornati dopo aver dato la pausa pubblicitaria al nostro ospite Peppe Di Cristina, grazie per aver accettato il nostro invito. Il nostro ospite è laureato in scienze politiche presso l'Università degli Studi di Catania, master in politica del lavoro, e sta frequentando un master in consulenza del lavoro. Ti chiedo proprio nell'ambito scolastico perché hai scelto l'Università degli Studi di Catania e il master in politica nella fattispecie. No, io ho sempre avuto la passione per la politica fin da bambino, quindi la scelta era diciamo quasi fisiologica, naturale, non ci sono state perplessità rispetto a questo, anche se oggettivamente io non è che a scuola sono stato mai un gigante, devo dire, neanche assolutamente non sono diciamo un esempio, però ho fatto il mio percorso, mi sono diplomato, mi sono laureato, ho fatto un praticantato come consulente del lavoro e l'ho finita, presto avrò gli esami per abilitarmi e quindi insomma incrociamo le dita perché saranno prestissimo, e quindi insomma sostanzialmente alla fine tutto quello che c'era da fare l'ho fatto. Però diciamo senza essere mai una cima. La passione per la politica invece quella è un'altra cosa, perché c'è stata fin da bambino. Io ricordo che in terza media si facevano le tesine e io presentai alla commissione d'esame, allora tutta interna, e penso che sia quella la molla che mi ha fatto scattare un po' la passione per la politica, per l'amore per il territorio. Feci una tesina su Placido Rizzotto. Allora. Perché io ragazzino di 14 anni ero invaghito e sono tutt'oggi diciamo impressionato dal personaggio Rizzotto, che allora si conosce, oggi si conosce non tantissimo, allora si conosceva pochissimo, perché insomma ha questa storia che è diciamo l'uomo che ha combattuto sempre, quando andò a fare, diciamo, fu chiamato a fare il soldato nella seconda guerra mondiale, combatté nell'esercito italiano, poi disertò nell'esercito per combattere da partigiano contro i nazisti e i fascisti, contro la violenza nazista e fascista, ritornato in Sicilia continuò a combattere contro l'arroganza mafiosa e fu tra l'altro ucciso nelle foibe vicino Corleone da Rinei, Provenzano e Liggio, e quindi questa visione di questo Che Guevara siciliano che ha combattuto tutta la vita sempre al di là del colore contro qualsiasi forma di oppressione fu un'immagine che mi ha appassionato tanto che il circo della sinistra giovanile che allora fondammo si chiamava proprio Placido Rizzotto, ricordo. E attualmente che lavoro svolgi? Io collaboro per uno studio di consulenza del lavoro e penso che quello sarà il mio mestiere, perché spero di poter fare presto uno studio mio personale, insomma da abilitato, potrebbe essere la libera professione che potrò svolgere anche in futuro, insomma spero prestissimo, ripeto, là diciamo il legame è molto legato agli esami che, ripeto, saranno davvero a breve. I migliori in bocca al lupo. Crepi, ecco, crepi. Ma quando tu parli di Gela ed esporti il prodotto Gela all'esterno, cosa dici?
Guarda, io credo che questa sia una città che a volte ha il difetto di vedersi peggio di com'è. Io sono genese d'adozione, questo lo sanno tutti, non sono nato a Gela, anche se vivo a Gela da 10 anni, è una città che penso di conoscere bene, ho rapporti personali, affettivi che mi legano e mi rendono profondamente legato. Io credo che questa è una città che ha grandi energie, ma che soprattutto ha una generosità di fondo che è grandissima, un senso d'accoglienza, un senso di laboriosità che è fortemente legato al genese. Solo che talvolta noi, ci metto io per primo, ci vediamo peggio di come siamo. Io penso che questa è una città che ha delle risorse preziose, che ha delle bellezze preziose e che vengono riconosciute fuori. Il luogo comune che Gela è vista come una città brutta, sporca e cattiva è vero in parte, perché chi conosce la città sa perfettamente che questa è una città che ha energie straordinarie e che dà veramente risorse forti e assolutamente positive, e che talvolta queste energie non diventano sinergia, cioè non si fa spesso gioco di squadra. Io credo che se noi dobbiamo superare queste divisioni, che sono su molti campi, sono nel campo politico ma talvolta anche in vari campi professionali, perché se questa città ritrova le ragioni dell'unità, dello stare insieme, riesce a raggiungere obiettivi di grandissimo livello, e lo ha dimostrato in passato. Voglio dire, noi sul piano politico abbiamo dimostrato che per esempio nella nostra provincia abbiamo eletto più rappresentanze rispetto a Caltanissetta, quando abbiamo trovato le ragioni dell'unità, della difesa della città e del territorio, ma non solo riuscendo a riscontrare successo a Gela, ma portando i comuni limitrofi a fare fisiologicamente riferimento alla città. Tu sai, perché Peppe sei un esperto, oltre che in campo di giornalistico anche nello sport, insomma, che quando questa città si è spesa è riuscito ad avere nel territorio, in provincia, primati sportivi, non soltanto nello sport che più ci lega che il calcio, ma anche in altri sport abbiamo avuto ottimi risultati. Cioè, questa è una città che quando trova le ragioni dell'unità, che non sono mai banali, e quando raggiunge la difesa del, lo dico come elemento positivo, della gelesità intesa non come chiaramente elemento di come mero elemento, diciamo, di arroganza autoctona, ma come elemento positivo, riesce a raggiungere risultati straordinari e riesce a convincere anche gli altri di questo. Io non ho difficoltà a difendere una città meravigliosa, insomma, anche quando mi trovo fuori, ed è questa la cosa, l'elemento importante, che chi conosce questa città sa perfettamente le bellezze e le energie positive di questa città. Lo dice la storia, lo raccontano le cronache, il nome di Cristina in provincia di Caltanissetta è stato un nome pesante. Cosa ci puoi dire nel merito di questa valutazione, non soltanto giornalistica, ma lo dicono le indagini, non lo dico io? Io su questa vicenda ho sempre detto che diciamo, io è un fatto di più di omonimia che reale, insomma, non c'è un legame effettivo. Tra l'altro, insomma, il nome pesante, ora non ricordo, diciamo, non c'è stato più nella fine degli anni 70, io sono nato nel 1980, sì. Quindi non ho avuto nessun legame, non ho avuto alcuna storia. Quindi non c'è una parentela diretta che mi lega, quindi non ha una vicenda che... Quello che posso dire è che io, grazie a mio padre, grazie a mia madre, grazie agli insegnamenti dei miei nonni, paterni e materni, sono nato in un ambiente in cui con forza e con convinzione la mafia è sempre stata considerata uno schifo, vecchia, nuova, futura, presente, passata, è un elemento che va assolutamente contrastato. E io ti dico, visto che siamo entrati nel tema, ti dico una cosa che io non ho mai pubblicizzato perché ritenevo non giusto farlo. Placido Rizzotto, Pio La Torre, eccetera, sono stati i miei riferimenti, ma quando a 16 anni io scelsi un partito, io prima ancora di scegliere il partito, diciamo, per un'impronta ideologica, io ho scelto il partito che ritenevo in quel momento, il partito che in Sicilia era il partito simbolo del contrasto alla mafia. E in quel momento il Partito Democratico della Sinistra, con la falce e il martello sotto, per me significava un elemento di rottura netto rispetto a quella che era stata la storia. Prima ancora che una scelta di natura ideologica, la mia era una scelta di natura profondamente legata a una scelta che rompesse ogni schema e che fosse un simbolo chiaro di lotta alla mafia, e quel partito era il partito di Pio La Torre, era il partito di tanti sindacalisti che erano morti in nome di una grande idea di libertà. E questi sono i valori con cui io sono cresciuto, che sono i valori fatti di uomini, di un poster che io ho avuto nella mia stanzetta, che era il poster di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, di avere una madre che quando io avevo 13 anni aveva un'associazione culturale e organizzò la prima manifestazione antimafia nel paese in cui io provengo. E quella, diciamo, è la mia cultura.
Io ritengo che non ci sia nessuna differenza tra vecchia, nuova e futura mafia, è sempre uno schifo, va sempre contrastata con forza e con convinzione. E per esempio uno dei meriti di questa città è una città che ha sofferto con forza la presenza mafiosa, ma anche ha saputo contrastarla, ha avuto elementi positivi anche nella politica, ma nell'associazionismo e in tanti altri settori di contrasto alla mafia. E questo è un altro grande esempio positivo di Se tu ti accorgessi che all'interno della tua segreteria ci fosse qualcuno che rubasse, cosa diresti? Ma per me i valori dell'onestà sono valori assoluti, non all'interno della mia segreteria, ma io sono tra quelli che ho detto in una nota, in una trasmissione televisiva, io ho detto che io metterei una norma in una legge, chiaramente una provocazione sarebbe incostituzionale, ma chi ha la testa del Partito Democratico e fa un errore di natura penale, il solo fatto che ha la testa del Partito Democratico deve pagare il quintuplo, perché noi non, a volte noi dimentichiamo dove siamo, il Partito Democratico è soprattutto il partito che in Sicilia ha due riferimenti, uno si chiama Piersanti Mattarella e l'altro si chiama Pio La Torre, cioè sono due dirigenti politici siciliani, uno un presidente della regione, l'altro un segretario regionale del partito, uccisi dalla mafia in nome di un'idea di libertà. Ora il Partito Democratico non può esimersi da quella storia mai. Quindi noi dobbiamo, chiaramente io ho un approccio garantista, perché siccome sono di sinistra non posso che essere garantista, cioè nel senso che fino a prova contraria una persona è innocente e fino all'ultimo grado di giudizio una persona ha tutto il diritto di difendersi. Ma chi ha la tessera di questo partito non può che essere spinto da quegli ideali, quindi se sbaglia, tu mi hai detto ruba o fa qualcun altro, ti ripeto, per il solo fatto di avere la tessera del Partito Democratico deve pagare il quintuplo. Quale difetto riscontri al Presidente della Regione? Ma guarda, io non sono, diciamo, io faccio parte di un'area politica all'interno del mio partito a livello regionale che ha avuto anche, io non ero in quel momento in prima linea, ero più glissato, ho avuto anche delle divergenze col Presidente della Regione, parlo sul piano politico, parlo di un'area politica vasta. Però io credo che da quando il Partito Democratico è protagonista nelle scelte della Giunta ci siano dei, oggettivamente ci sono, il governo sta mettendo in campo una risposta, però anche lì diciamo è troppo semplice caricare sull'attuale governo o sulla recente storia della politica tutti i mali della Sicilia. Io credo che la Sicilia abbia dei mali che vengono da lontano, c'è stata una gestione dei governi della regione siciliana e lì io avrò uno spirito fazioso, ma è la verità, i governi sono stati più di centrodestra che di centrosinistra, molto più di centrodestra che di centrosinistra, in cui c'è stata arrivato a un certo punto una visione dello sviluppo della Sicilia tutto legato alla spesa pubblica e questo oggi ha provocato un indebitamento fortissimo nella nostra regione, perché quella spesa pubblica non è più possibile. Nella bilancia degli investimenti che questa regione può mettere in campo non abbiamo più quel rubinetto sempre aperto, quella possibilità di mettere mutui, di indebitare le nuove generazioni che c'è stato in passato. Oggi quella gestione politica troppo allegra l'abbiamo pagata con un prezzo alto che ci porta a un ragionamento di austerità che purtroppo ci limita negli investimenti, ma che è necessario per rimettere la Sicilia in sesto. Io ritengo che il Partito Democratico in questa regione abbia tanti difetti. Un difetto è un difetto che ha il Partito Democratico in questo momento in generale, da Roma a Gela per intenderci, che è profondamente troppo litigioso, che ha problemi interni di stabilità. Però ritengo che il Partito Democratico oggi oggettivamente non ci sia un'alternativa vera al Partito Democratico, perché se l'alternativa onestamente è il Movimento 5 Stelle e Grillo, noi abbiamo visto a Gela cosa è successo, abbiamo visto a Quarto cosa è successo, stiamo vedendo in questi giorni quello che sta succedendo a Roma e ti aggiungo, se quell'assessore così chiacchierato a Roma fosse stato un assessore del Partito Democratico, cosa avrebbero detto i 5 Stelle nella stessa vicenda? Abbiamo visto come a Livorno c'è stato un sindaco che ha avuto un avviso di garanzia e per loro va bene, mentre a Parma un altro sindaco ha avuto un avviso di garanzia ed è stato sospeso, quindi un doppio pesismo che mi spiazza perfino per come lo portano avanti. Il Partito Democratico con tanti difetti che ha una visione, mette in campo un'idea e come tu sai noi ci stiamo spendendo per questo referendum, dalla raccolta delle firme ai gazebo, dai gazebo alle iniziative alla futura festa dell'unità. Perché noi riteniamo che questo referendum sia una straordinaria opportunità per il Paese e su questa battaglia la porteremo avanti fino in fondo,
perché per la prima volta dopo 60 anni dalle parole si passa ai fatti. Ci sarà la possibilità di poter superare il bicameralismo perfetto ad avere una sola camera, come succede ovunque. Ci sarà la possibilità di superare enti inutili come le province, ci sarà la possibilità di superare enti inutili come il CNEL, ma ci sarà la possibilità di rafforzare la democrazia diretta in questo paese. Penso per esempio al quorum del referendum. Come tu sai, oggi il quorum del referendum è legato al 51% della popolazione attiva del paese. Se dovesse passare il referendum, noi avremo la possibilità che la maggioranza sarà legata alla maggioranza delle votazioni politiche precedenti, quindi un quorum più basso e l'opportunità di poter fare passare quesiti referendari importanti. Quindi un'impalcatura che dia al paese un senso di innovazione e modernizzazione che questo paese aspettava da 25-30 anni. E noi abbiamo un dibattito che dura da 25-30 anni, che tutti dicono e nessuno l'ha fatto. Finalmente questo partito ha messo in gambo una proposta e qualcuno la vorrebbe, diciamo, svilire in un sì o no al governo, quando quel referendum non è un sì o no al governo, ma è un sì o no a un paese più moderno o un paese che resti esattamente com'è. E per voi è un sì? No, per noi è un sì convinto. Tuttavia noi non vogliamo strumentalizzare quel sì per vicende politiche, perché io, ripeto, sono convinto che alla fine il sì vincerà. E strumentalizzarlo politicamente sarebbe sleale e scorretto nei confronti del paese. Io ritengo che quel referendum è un referendum che deve essere discusso nel merito. Io ancora, dagli amici del Movimento 5 Stelle, dagli amici di Forza Italia, dagli amici della Lega di Salvini, io ho visto soltanto parole populiste e demagogiche sul tutto. Non ho visto assolutamente nessuno entrare nel merito del quesito referendario. Ho sfidato, continuo a sfidare, visto che siamo un'emittente televisiva, sono pronto a confrontarmi con chiunque per parlare della riforma nel merito, cioè se è giusto o non è giusto superare il bicameralismo perfetto, se è giusto o non è giusto superare le province così come le conosciamo, se è giusto o non è giusto abolire il CNEL, se è giusto o non è giusto finalmente avere un terzo di parlamentari in meno, visto che siamo come numero quelli che ne hanno di più in tutto l'Occidente, insomma, se è giusto o non è giusto finalmente avere un impianto democratico che sia più efficiente, più moderno e che sia più al passo, diciamo, col futuro. Peppe, tu dicevi poc'anzi che il PD deve stare dalla parte del cittadino, deve assecondare la richiesta del cittadino, se vogliamo deve assecondare anche la volontà popolare soprattutto. Ora ti chiedo, per quale motivo alcuni membri del PD attualmente bloccano il trasferimento di Gela alla città metropolitana di Catania, considerato che proprio il gelese ha voluto che ciò accadesse? Anche lì bisogna affrontare la questione con spirito di verità. Innanzitutto io non mi pare che ci siano alcuni gelesi che sarebbero impegnati a bloccare questo passaggio di Gela alla città metropolitana di Catania. Faccio un passo indietro per fare un passo avanti. Non mi riferisco a deputati gelesi, ma in generale. Esponenti del PD che erano presenti alla commissione, che poi ha detto no. Sì. No. Poi il voto è parlamentare, no? Ma io voglio però affrontare la questione con la chiave che io reputo, diciamo, veritiera. Allora, io sono tra quelli che quel giorno andò a votare al referendum. Io sono uno che vota la mattina presto, quindi non sapevo che il quorum si fosse raggiunto. Io alle 8 di mattina sono andato a votare, come faccio sempre, 8. No, la mattina io esco e vado a votare nei giorni di votazione. E ho votato convintamente affinché Gela passasse all'area metropolitana di Catania. Tu ricorderai, Peppe, che in quel referendum vi era una cornice di legge diversa. Cioè, attraverso quella legge, Gela, se fosse passata alla città metropolitana di Catania, essendo che la città metropolitana aveva dei parametri precisi, Gela sarebbe diventato capoluogo. Con la nuova cornice e con la nuova legge, Gela resterebbe una città all'interno dell'area metropolitana di Catania e quindi non diventerebbe capoluogo. Cioè, noi passeremmo dalla provincia di Caltanissetta all'area metropolitana di Catania. Ammesso e non concesso che c'è qualcuno che mi dovrebbe dare proprio scientificamente che Gela avrebbe più vantaggio a stare con Catania che a stare con Caltanissetta, io sono tra quelli che sostiene, avendo firmato per Gela Provincia, avendo votato in quel referendum, che la battaglia non è tra Catania e Caltanissetta, la battaglia è per Gela capoluogo, e la battaglia per Gela capoluogo non si fa passando da Caltanissetta a Catania come una pallina di ping pong. La battaglia per Gela capoluogo è una battaglia che si fa in maniera seria, corretta, cercando di capire quali sono i margini per poter convincere i comuni della parte bassa della provincia di Caltanissetta
e i comuni che stanno da questa parte tra Catania e Ragusa a fare parte di questo progetto, che è l'antico progetto di Gela Provincia, perché qualcuno dovrebbe far capire quale sarebbe oggettivamente il vantaggio a passare dalla provincia di Caltanissetta all'area metropolitana di Catania, partendo che io tra Catania e Caltanissetta non ho nessun presupposto ideologico che mi fatti fare per l'una o per l'altra. C'è stato un voto parlamentare a larghissima maggioranza, però io lì, Peppe, ti pongo una domanda a te e vorrei che su questo ragionassimo tutti insieme rispetto ai insieme ai telespettatori. I parlamentari gelesi vengono a volte criticati perché contano poco. Allora, i parlamentari gelesi contano poco quando non ci piacciono le cose, contano tantissimo, avrebbero convinto 2/3 del Parlamento a votare contro questo passaggio. La verità è che c'è stata un'ampia maggioranza trasversale di destra e di sinistra che ha votato non solo contro il passaggio di Gela, ma contro i passaggi in generale, perché ci sarebbero dei limiti burocratici e strutturali rispetto a questi passaggi che creerebbero dei problemi sia ai consorzi nuovi, cioè quelli che verrebbero a crearsi, sia ai consorzi versi, ma sul piano proprio strutturale dell'impianto del consorzio. Quindi non è una vicenda dei gelesi che hanno lottato contro Gela, ma è una vicenda di un voto parlamentare. Poi ripeto, io non mi scrivo mai nel libro dei populisti o nel libro di chi dice andiamo a Catania che ci troviamo benissimo, oppure ci troviamo benissimo a Caltanissetta e quindi stiamo a Caltanissetta. Io mi scrivo nel libro delle persone pragmatiche che vogliono dare a questa città quello che questa città merita, cioè un ruolo da protagonista. Gela deve avere un ruolo da protagonista, e questo alla fine è il risultato migliore che al tempo può convincere anche i nostri concittadini, partendo dal presupposto che un ruolo centrale non si autorrivendica, un ruolo centrale si acquisisce, e si acquisisce diventando anche punto di riferimento per altri comuni. E Gela questo lo fa al netto di chi ha un taglio populistico, mi scuso se ripeto questo termine per l'ennesima volta rispetto alla vicenda. Quindi io non so come sono andate le cose all'interno dell'Assemblea regionale siciliana, in commissione io non c'ero, ripeto, sono stato uno che ha votato quel giorno al referendum, io insieme ai miei familiari, così anche per convincere qualcuno che saremmo andati a mare, che è una sciocchezza, perché ero convinto che attraverso quell'operazione Gela potesse diventare comune capofila. Purtroppo con la nuova normativa Gela comune capofila non lo sarebbe diventato. La situazione è questa. Su questa situazione noi ci dobbiamo ritagliare un ruolo da protagonisti. Parliamo di argomenti più leggeri, intanto è arrivato anche l'aperitivo, ora lo gustiamo. Ma nel tuo tempo libero cosa fai? Il mio tempo libero io faccio quello che si fa normalmente, mi dedico a mia moglie, mi dedico a passeggiare, a fare quello che si fa solitamente, insomma, una passeggiata, solite cose, insomma, non sono uno che ha grossi. E la mattina la sveglia che la suona? Alle 7:15. E ti svegli alle 7:15? 7:30, faccio colazione, no, assolutamente, no, mi sveglio la mattina, sono uno che è abbastanza mattiniero, sì. E ti piace fare notte fondo oppure hai un orario prestabilito? No, mi addormento abbastanza presto, 11:30, sì. E invece cosa guardi in TV? Un po' di tutto, molto sport, telegiornali, approfondimenti, film, telefilm, insomma, non sono un appassionato della televisione, però dedico quelle ore giornaliere alla televisione, le dedico a guardare un po' di tutto. E sport cosa segui? Io sono esattamente il sindaco dell'italiano medio. Guardo il calcio, rigorosamente il calcio, tifo rigorosamente per una squadra di calcio, per l'altra squadra sono fazioso e dopo, quella squadra per me ha un peso assolutamente rilevante. Qual è la squadra? La squadra è la Roma. La Roma. Sì, okay. Sì, sono un tifoso della Roma, guardo quello, insomma, il calcio è il mio sport preferito. Però per battere questa Juve, che quest'anno addirittura è più formidabile rispetto agli anni passati, anche con l'acquisto soprattutto di Higuaín. Ma guarda, io sono di sinistra, perché sono sostanzialmente uno dei primi comizi che io ho fatto, venne attaccato, avevo 16 o 17 anni, venne attaccato dall'allora sindaco che mi attaccò su tutta una serie di cose, e mi ricordo che uno degli attacchi che mi diceva però di Cristina è un sognatore, insomma. Io non solo non la presi come offesa, ma è una cosa che ha caratterizzato, ti dico un altro segreto, che ha caratterizzato da allora a oggi sempre la mia vita, perché io effettivamente quel tratto di sognatore ce l'ho sempre. Quindi io ogni anno, Higuaín o non Higuaín, Pjanic o non Pjanic, sono convinto che la Roma possa vincere lo scudetto, perché ritengo che un'opportunità o la possibilità di sognare sia un fatto assolutamente essenziale se noi vogliamo
diciamo, se noi vogliamo credere in qualcosa, c'è un pezzo, una canzone molto bella di Ligabue che dice che sono i sogni che danno forma al mondo, e io sono assolutamente convinto che è così, perché il motore del sogno è il motore che ci permette di vivere meglio. E quindi io ogni anno, diciamo, sono convinto che lo scudetto possa vincere a Roma, così come è legittimo che ogni tifoso di ogni squadra, al netto del mercato faraonico della Juventus, possa sognare di vincere lo scudetto, così come è giusto che la Juventus ogni anno possa sognare di vincere la Champions League, diciamo, poi non la vince, ma però è giusto che possa sognare di vincerla, perché sennò il calcio sarebbe uno sport, diciamo, perfino scontato. Il bello del calcio è che c'è la possibilità per tutti di sognare, anche se quest'anno le mie priorità sono due: da una parte che la Roma possa vincere lo scudetto, e su questo non ci sono discussioni, dall'altra che Gela possa vincere ancora un altro campionato, perché sarebbe un altro regalo importante per la città. Io sono tifosissimo di questa squadra, tifosissimo, insomma, per partito preso, e siccome ha fatto dei risultati eccezionali negli ultimi anni, vincendo tutti questi campionati, partendo dalla terza categoria, arrivando dove è arrivata quest'anno in Serie D, mi auguro che possa fare quest'altro passo, perché anche questo sarebbe sintomatico di una città che ha voglia di riscattarsi, di una città che è arrivata in un punto complicato della sua storia e questo cerca il rimbalzo. E io, insomma, sono un sognatore, a questo rimbalzo ci credo. E invece in quale ruolo giochi quando giochi a calcio? Ma guarda, ultimamente mi hanno attaccato dicendo che io avrei fatto un autogol, e io, diciamo, non rispondo mai, diciamo, rispondo con pragmatismo, non rispondo mai per rime, però ora ti dico che io giocavo in porta, i gol li paravo, quindi sì. Insomma, sì. Quindi insomma, io facevo il portiere, poi negli ultimi anni ho fatto anche il difensore, però ogni caso uno che i gol li ha sempre evitati, non li ha mai fatti, però contribuiva a farli fare. Non prendendoli, insomma, cercando di non farli prendere alla squadra. I miei calciatori preferiti sono solitamente sempre dei difensori o dei centrocampisti, diciamo, il mediano e il libero di una volta. Insomma, se dobbiamo parlare di Roma, il mio calciatore preferito, Totti a parte, per cui si merita, diciamo, un saggio, un'enciclopedia a parte per quello che ha fatto per la squadra per cui tifo, un calciatore che a me ha sempre piaciuto è De Rossi. È un altro che, diciamo, ha giocato sempre con una maglia, è un giocatore che ha fatto il mediano e si è sacrificato in quel ruolo, sportivamente qualificato, a volte viene anche utilizzato in difesa, quindi, diciamo, è un calciatore. È la tipologia dei calciatori che mi piace, ma è anche la tipologia dei politici che mi piace, è la tipologia dei professionisti che mi piace, è la tipologia dei lavoratori, cioè quelli che costruiscono talvolta in sordina, talvolta senza mania di protagonista, che sanno glissarsi se è il momento di glissarsi, se c'è da metterci la faccia ci mettono la faccia, però sono sempre lì, diciamo, in mezzo al campo a prenderle e a darle, ecco. A sudare la maglia. A sudare la maglia, a prenderle e a darle quando c'è, di prenderle e darle quando c'è. È giusto, è giusto. Dai, è arrivato l'aperitivo, lo gustiamo, linea alla regia per la pubblicità. E allora abbiamo gli ultimi due minuti in compagnia del nostro ospite, Peppe Di Cristina, oggi eccezionalmente in onda di martedì, ieri per agosto, vi ricordo anche la replica intorno alla mezzanotte, domenica prossima alle 18, e potete trovarci anche su internet tg10.it e sul profilo Facebook 10 domande 10. E Peppe, poc'anzi parlavamo, abbiamo accennato anche alla musica parlando di Ligabue, ti chiedo, oltre a Ligabue cosa segui? Se no, segui, diciamo, Ligabue, diciamo, no, Ligabue è un cantante che a me piace molto, ma tutta la musica che a me piace in quel momento. Diciamo, non ho un partito preso nel campo della... Da giovanissimo ero amante del blues in generale, quindi Zucchero, Pino Daniele come blues italiano, ma poi B.B. King, insomma, per grandi artisti. Anche perché il blues è un tratto di sofferenza e riscatto, diciamo, ecco, la mia vita ha questo filo conduttore, che è la sofferenza e il riscatto. Come tu sai, il blues, il soul, nascono nella sofferenza degli extracomunitari, nei campi di cotone, che anche lì, con quel velato spirito ottimistico che c'è anche nel blues, diciamo, volevano sollevare le loro avventure serie attraverso la musica, questi canti, questi lamenti, che poi sono diventati, secondo me, un genere meraviglioso, che è il blues, poi reinterpretato nel blues italiano. Secondo me Pino Daniele è stato un grandissimo, perché ha dato anche una chiave meridionalistica alla musica che è straordinaria. Zucchero, diciamo, nella sua diversità ha fatto pure pezzi straordinari, e quindi, diciamo, io preferisco questi. Ma la musica, quella che io ritengo buona, che per ritenerla buona io, deve piacere a me, quindi assolutamente soggettivo, poi sarà pure pessima, ma non lo so. Però quello che a me piace, la stessa cosa vale per i film, per tutto il resto, insomma. Cosa non avevi detto, ed è l'ultima domanda, a Gaia, è che oggi pubblicamente puoi dire?
No, io a Gaia ho detto tutto quello che doveva dire e lei lo sa. Però mai pubblicamente. Io pubblicamente posso dire che al di là dei sentimenti che provo per lei e che sono esattamente quelli che provavo 10 anni fa, è in assoluto la donna e la persona in generale che stimo di più, perché ha un'intelligenza che è notevole in tutto. Beh. È la persona in assoluto che stimo di più. Proprio sul piano umano, e sul piano umano è la persona che stimo di più, e sul piano politico è il mio leader indiscusso, insomma. Vabbè. Così per chiarezza. Ok, grazie. Grazie a te, Peppe, grazie per la bella giornata. Dov'era? Noi abbiamo concluso anche per oggi. Ringraziamo il nostro ospite Peppe Di Cristina, ne approfitto anche per salutare e ringraziare Antonio Burgio e Eugenio Renna. Noi ci rivedremo lunedì prossimo, come da calendario, alle 21. Grazie e arrivederci. Thank you.